Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e vi do il benvenuto a questa nuova review. Il giocatore che andremo ad analizzare oggi è Bale nella sua versione eMotM, ovvero International Man of the Match, versione ottenuta per la splendida prestazione contro la Slovacchia nella prima partita del Galles all'Europeo. Innanzitutto ci tengo a ringraziare il buon Alessandro che è stato molto gentile a prestarci l'account per la review. Oltre ad essere stato molto sculato a trovarlo praticamente 20 minuti dopo l'uscita nei pacchetti, probabilmente è stato anche uno dei primi al mondo. E quindi ci tengo appunto a ringraziarlo. Detto ciò, andiamo ad analizzare nel dettaglio questa versione. La prima cosa che si nota sicuramente è il cambio di ruolo, da ala destra ad ATT, cosa che lo rende molto succulento, diciamo, perché una cosa è averlo esterno, una cosa è poterlo mettere attaccante, con le statistiche che andremo a vedere, è tutta un'altra storia. Iniziamo subito dalla velocità. Per quanto riguarda la velocità, beh, 99 sulla carta, non credo ci sia bisogno di aggiungere altro. 97 accelerazione e 99 velocità scatto. Praticamente palla lunga, lui scatta e il difensore non ci arriverà mai, mai, mai. Per quanto riguarda il dribbling, troviamo un bel 93 sulla carta, condito da statistiche di tutto rispetto, come ad esempio il 96 di dribbling secco, il 94 controllo palla, eccetera. Per quanto riguarda appunto il dribbling è tanto tanto forte e in game si nota, perché veramente un controllo palla assurdo, e basta avere un minimo di esperienza e di bravura e non gli si riesce mai a togliere palla. L'83 di agilità si nota poco, anzi secondo me in game è più di 90, proprio a mani bassissime. Dopo il dribbling andiamo a vedere quello che è il pezzo forte di questo giocatore, non che abbia debolezze, visto che sulla carta presenta 5 statistiche sopra il 90 e addirittura una sopra il 70, che credo sia il giocatore più forte di sempre su FIFA, ma a dettagli. Comunque, appunto, dicevo, per quanto riguarda il tiro, un bel 93 sulla carta, che beh, anche questo si commenta da solo, e se vi andate a vedere le statistiche nel dettaglio troverete un 98 di tiro dalla distanza e un 97 di potenza tiro. Cosa significa ciò? Beh, che basta essere posizionati bene, neanche più di tanto se devo essere sincero, e ogni tiro è gol. Le tre stelle piede debole non si notano neanche più di tanto, destro-sinistro sembra quasi la stessa cosa, si nota un po' di più nei tiri a giro, ma su quelli di potenza proprio zero. Le statistiche difesa di solito per quanto riguarda un attaccante le salto, però nel caso di Bale sono quasi obbligato a parlarne perché troviamo un bel 74 sulla carta con statistiche tutte sopra il 70 praticamente, tranne intercettazioni. E cosa significa ciò? Che se proprio non volete metterlo attaccante potrete tranquillamente anche metterlo mezzala e a mio avviso rende comunque, perché è veramente completissimo, non ha nulla a livello di difetti non c'è nulla. Da qualsiasi punto di vista lo si guarda è completissimo. E la cosa bella è che è anche forte nei colpi di testa, infatti appunto nei valori difensivi troviamo un 86 di precisione testa che non è assolutamente niente male. Per quanto riguarda i passaggi invece, anche qui, statistica sopra il 90, infatti troviamo un 92 sulla carta, e beh, 94 di precisione su punizione che era più che scontato, anche se gli avrei dato forse qualcosina in più. 96 d'effetto e ha anche altre statistiche parecchio interessanti, anche qui per quanto riguarda il passaggio è assurdo. Lo mettete in un attacco a due, praticamente va a fare quasi la seconda punta e con quei piedini magici serve l'altro attaccante in maniera ottima, sempre e comunque. Per finire andiamo a vedere il fisico, anche qui 92 sulla carta, con un bel 99 di resistenza che lo faranno correre dal primo all'ultimo minuto di partita come un disgraziato. Un 88 di aggressività che lo porteranno a pressare sempre il portatore di palla e per questo dicevo anche mezzala renderebbe bene. E un bel 90 di forza fisica che lo rendono più completo di quanto già non possa essere. Adesso immaginatevi uno con 90 di forza fisica, quel tiro e quella velocità. No, praticamente, ripeto, per me, a mio avviso, è il giocatore più forte in assoluto di questo FIFA. Per finire mi ero dimenticato di parlare delle 4 stelle abilità per quanto riguarda il dribbling e le stelle piede debole che le ho menzionate prima. Per concludere andiamo a riepilogare i pro e i contro di questo giocatore. Pro e contro che li ho voluti fare in una maniera un po' simpatica e diversa dal solito perché usare dei termini o degli aggettivi normali per questo giocatore sarebbe stato riduttivo. Infatti appunto tra i pro troviamo un bel praticamente è Dio, perché ecco provatelo in gioco e ve ne accorgerete. E tra i contro un bel seriously bro, perché non ha difetti, cioè cercare difetti in questo giocatore non ha senso, perché non ne ha. Per
Per me potrebbe fare anche il difensore centrale tranquillamente e rendere. Poi non so, magari sbaglio e giustamente ognuno ha la sua opinione. Se proprio vogliamo trovare un contro, sarebbe il prezzo, perché costa quasi 2 milioni, però alla fine è quasi un prezzo giusto. Perché per un giocatore che praticamente potreste metterlo in una squadra di bronzi e vi vincerebbe lui le partite da solo, beh. Non costa neanche tanto, alla fine costa meno di Ronaldo Tozzi, che per possa essere forte e devastante, gli preferisco Bale, ecco. Per quanto riguarda il voto finale, invece, dopo quasi un'ora di scervellamento, ho deciso di mettere un infinito al quadrato, perché non riuscivo a trovare un voto adatto a questo giocatore, quindi me ne sono inventato uno così a caso, anche matematicamente inesatto, ma a dettagli. E nulla, con questo il video termina qui, vi ricordo di lasciare un like, di passare dai nostri social e di commentare per farci sapere cosa ne pensate. Un saluto, ciao ciao!